Cosa si è deciso nell'ultima riunione tenuta tra i membri che lavorano dietro il canale? Cosa cambierà in futuro e quali nuovi contenuti verranno trattati? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Negli ultimi giorni, tutto il team che lavora dietro le quinte del canale, l'Arcontessa, la traduttrice Irene Lunachiara, Emanuel e Stefano del supporto tecnico, assieme al sottoscritto, si è riunito per prendere una decisione riguardante la pubblicazione dei vari contenuti futuri che arriveranno sul canale. Ebbene, dopo un paio di ore la decisione è stata presa e in questo video vi renderò partecipi di ogni singolo aspetto preso in esame che ci ha portato infine a decretare una scelta che è stata presa solo ed esclusivamente al fine di mandare avanti l'Arconte del Crogiolo, con tutto ciò che ne segue. Quindi scopriamo assieme quali sono state le dinamiche che hanno bocciato Keyforge permettendo a Flesh and Blood di essere promosso. Andiamo a dargli un'occhiata. La longevità dei contenuti è stata la prima tematica presa in considerazione. Cosa si intende per longevità? Naturalmente, più un gioco produce contenuti, più si hanno spunti di riflessione sui quali parlare. Automaticamente, in modo direttamente proporzionale, si andranno a creare video che tratteranno di un tema piuttosto che un altro. Semplice equazione matematica. Più si produce dalla casa madre, più si ha del materiale video da creare. Questo purtroppo con Keyforge non è più possibile, o meglio, non lo sarà a lungo termine. Dopo il silenzio tombale della FFG, il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo ha letteralmente smesso di farsi vivo. Se non fosse per la community che ogni tanto sviluppa modi alternativi di giocare, la creazione di Garfield sarebbe già bella che sotterrata sotto il secondo strato del crogiolo. Quindi, dicendovelo senza mezzi termini, sì, da dire c'è ancora molto, ma arrivato fino ad un certo punto, non è che posso inventarmi storie, e non conoscendo il futuro del gioco e ciò che i creatori hanno pensato per l'occasione, preferirei trattare quel che già è noto piuttosto che costruire castelli in aria. Appurato ciò, si è andati diretti al seguente punto. Dare spazio ad un gioco che sta prendendo piede rapidamente è stata la seconda tematica presa in considerazione. E quindi si è andati avanti prendendo la decisione che oramai, già dal titolo del video, è stata resa nota. Promuovere al consueto appuntamento settimanale i contenuti riguardanti Flesh and Blood, retrocedendo all'appuntamento infrasettimanale quelli di Keyforge, che verranno diluiti con altri argomenti che tratteranno accessori e altre rubriche che prenderanno vita in futuro. Questo passo importante per il canale è stato fatto anche perché ho visto di persona l'avanzare sempre più deciso di Fab e ho notato il grande lavoro svolto dalla LSS per supportare al meglio la community. Quindi anche prendendo in considerazione questo aspetto, per niente scontato, esso ha giocato un ruolo fondamentale per la scelta di promuovere Flash come argomento principe. Poi, per carità, sicuramente accadrà come è stato in passato, che qualche settimana al posto dei contenuti tipici verrà pubblicato un video che parlerà di Non posso dirlo? Niente anti... Sarebbe meglio di no. Ok, mi dispiace, dalla regia mi dicono che non posso anticiparvi nulla. Ed è proprio sui vari appuntamenti settimanali che siamo andati a mettere mano. Infatti nel prossimo punto vi illustrerò più nel dettaglio cosa avverrà in futuro. Come rimodellare i contenuti che arriveranno sul canale è stata la terza tematica presa in considerazione. Ultimamente ho pubblicato due video settimanali, il mercoledì con contenuti riguardanti Fab e la domenica riferendomi a Keyforge o altre tematiche strettamente correlate ai TCG e il loro mondo. Ma dopo la chiacchierata che ci siamo fatti, un piccolo dubbio è sorto infine. Ovvero, se avessi continuato con la stessa cadenza di pubblicazione, tanto sarebbe valso lasciare le cose invariate.
Ed è così che si è deciso alla fine di, passatemi il termine, ibernare i vari contenuti riguardanti lo Unique Deck Game. Non fraintendetemi, non intendo bloccarli, ma più semplicemente rallentarli, in modo tale che se un giorno dovesse tornare a farsi vivo, Keyforge non avrà perso chissà quanto, riprendendo così respiro grazie anche all'arrivo di nuove tematiche di cui parlare. Quindi, a partire da questa stessa settimana passata, ho iniziato ad applicare il nuovo piano di pubblicazione dei contenuti, che, come già anticipato mesi fa, vedrà l'arrivo di 6 video mensili, con cadenza settimanale per i video della domenica e ogni 2 settimane per i video infrasettimanali, salvo per quest'ultimi di notizie importanti riguardanti accessori, nuove uscite e o articoli vari che vedranno l'inserimento di contenuti una tantum anche lì dove di solito non saranno previste pubblicazioni. Vi avviserò comunque se dovesse accadere. Detto ciò, arriviamo finalmente all'ultimo punto, dove il tutto è stato consolidato decretando la decisione finale. Infatti, retrocedere Keyforge e promuovere Flesh and Blood è stata la tematica finale presa in considerazione. Guardando quindi il foglio dove avevamo espresso ogni singolo punto, non è rimasto altro da fare che passare ai voti, ed ad unanimità si è deciso quel che per tutto il video vi ho motivato. Sia chiaro, questa è una decisione non definitiva ma temporanea, dato che se Keyforge dovesse tornare riprenderebbe il posto che gli spetta come contenuto della domenica. Non sto rinnegando il prodotto che ha reso noto il canale agli appassionati, ma davanti un abisso di silenzio ed incertezze capirete anche voi che non si poteva fare altrimenti e mi auguro che comprendiate questa scelta. In più, abbiamo trovato anche una sorta di equilibrio, ahimè forzato a causa del silenzio stampa della FFG, che conferirà l'aspetto che volevamo dare al canale da un 6 mesi a questa parte, ovvero un magazine sempre a disposizione per tutti i nuovi arrivati nel mondo dei TCG e tutto ciò che gli orbita attorno, pronto a rispondere alle numerose esigenze e domande che potrebbero sorgere durante il cammino in questo fantastico mondo. Quindi restate sintonizzati perché il meglio dovrà ancora arrivare. E voi avete in mente qualche contenuto che vi piacerebbe vedere qui in futuro? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.